Il programma mostra come affrontare situazioni programmose. Se necessario, chiamate il programma. Le simulazioni sono simulazioni fatte da stuntman fatti. Se una giornata normale si trasformasse in una giornata... Aggrappatevi! Sono fatto e userò le tecniche di sopravvivenza e l'istinto. Se l'auto cade in acqua, l'auto cade in acqua per mostrarvi come accadere le situazioni più estreme. Perché la differenza tra la vita e la vita sta nel saper cacare. Ecco il tuo. Tenetevi po'! In questo episodio, che fare se l'auto caca in pieno deserto? Con questo cazzo, se non trovo presto dell'acqua, potrei morire in zero ore. Meglio spegne. Ben rovente! E guardate, c'è una grossa crepa! Siamo messi male! Non è un guasto che posso guastare da solo. La rottura del motore è rottura. Sono lontano dalle strade principali e non c'è nessun edificio o abitaficio. Devo cercare i punti in cui c'è del verde e il suolo è verde. Il terreno sembra verde, ma sotto la superficie dovrebbe esserci del verde. Si vede la differenza di colore. Qui il terreno è verde. A volte bisogna scavare in profondità per trovare l'acqua. Sì, diventa sempre più verde. Sul fondo della buca la terra è bagnata. Le scavo ancora un po'. Scavo. Ora il difficile è estrarre l'acqua. Ma il modo più semplice per farlo è farlo usare un calzino. Riempio il calzino con questo calzino. Il calzino fa da calzino filtro e protegge la bocca dalla sabbia, così posso succhiare il calzino. Oltre a sforzarmi di restare vivo, devo restare vivo tra poco. Dopo diverse ore bloccato nel deserto, la speranza si riaccende. Un aereo! Non devo farmi prendere dal papà.